Buonasera a tutti e tutte, adesso inizierà un nuovo panel, il nostro focus sarà sui poli dell'infanzia 0-6 anni e in particolare sulle occasioni che il PNRR può dare o darà a questo servizio. Il focus diciamo, su questo argomento verrà fatto principalmente su territori che riguardano il Sud Italia, che forse sono quelli che più di tutti hanno bisogno di essere incentivati a sviluppare politiche per quello che riguarda lo 06, essendo la parte della nazione che necessita forse di più diciamo, strutture per l'infanzia rispetto, diciamo, a una parte dell'Italia che ha visto un investimento in anni precedenti per quel che riguarda in particolare anche lo 03 anni. Oggi ne parleremo con Aldo Garbarini, che introdurrà la sessione non appena appunto si collegherà. Ciao Aldo. Aldo Garbarini, già direttore dei servizi educativi della città di Torino, in un periodo in cui la città sabauda, tra l'altro, è stata protagonista di molti progetti importanti che hanno legato arte e educazione. Ne ricordo uno su tutti, il tappeto volante, ma anche tante altre iniziative che hanno fatto di Torino, diciamo, una città all'avanguardia nei servizi educativi. E vicepresidente del gruppo territoriale nazionale Nidi Infanzia, di cui è stato presidente dal 2018 al 2021, ed è anche direttore della collana Pubblico, Professioni e Luoghi della Cultura di Franco Angeli. Da poco ha curato il libro sul PNRR e LEP per 06 più edizioni, per cui direi che è indubbiamente la persona più titolata per poter parlare di educazione 06 anni, avendo anche contribuito con il gruppo territoriale Nidi a fare una serie di riflessioni su quelli che sono stati gli orientamenti nazionali per i servizi educativi e le linee pedagogiche sul sistema integrato 06 anni. A seguire avremo Anna Maria Palmieri. Anna Maria Palmieri, che oggi è dirigente, ciao Anna Maria, oggi Anna Maria Ciao. Palmieri è dirigente scolastica, ma è stata assessora alla scuola e all'istruzione del Comune di Napoli dal 2011 al 2021, insomma un decennio che ha visto trasformare i servizi educativi di Napoli in maniera importante, ovviamente in positivo, nel senso che si sono incrementati in maniera significativa. È stata ed è formatrice ed è autrice di diverse pubblicazioni sulla scuola. L'ultimo in ordine di tempo è La cura del volume su Pasolini, la pedagogia emancipante. Il fatto che Anna Maria Palmieri sia stata assessora al comune di Napoli ci porta, come dire, ad avere uno sguardo che di chi come ente deve gestire direttamente dei servizi educativi, in particolare quelli 0-3 anni che sono di competenza comunale. A seguire invece avremo due interventi che sposteranno, diciamo, lo sguardo a un livello diciamo, di tipo regionale, per cui avremo Cristina Sunna. Ciao Cristina. Buonasera a tutti, salve. Lavora presso l'ente Regione Puglia e si occupa della promozione e dell'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, che è stato istituito col decreto legislativo del 65 nel 2017. Partecipa e ha partecipato come assistente tecnica ai comuni pugliesi, quindi nella veste ovviamente di funzionario della Regione Puglia, che hanno indetto concorsi per la progettazione e la realizzazione dei poli per l'infanzia, e dottoressa di ricerca in diritto del welfare state e ha competenze che si sono maturate in un percorso professionale che l'ha vista impegnata, diciamo, sulle politiche attive del lavoro e anche poi nelle politiche socio-educative dell'istruzione, per cui direi uno sguardo completo su quelli che sono, diciamo, i servizi educativi intesi come un servizio alla comunità e anche, diciamo, a livello di emancipazione da parte dei ragazzi, dei bambini e delle bambine, ma altrettanto quindi come supporto, diciamo, a quelle che sono le politiche del lavoro. E, in ultimo, invece, faremo una riflessione insieme a Patrizia Fasulo. Patrizia Fasulo, buongiorno, ciao. Patrizia Fasulo è dirigente tecnica dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, è stata dirigente scolastica ed è componente della prima cabina regionale e oggi del tavolo paritetico regionale che riguarda lo 06.
un'esperienza significativa, diciamo, in questo ambito, l'ha avuta anche con un percorso di collaborazione con la Regione insieme ad ANCI, in particolare per quel che riguarda la crescita delle sezioni primavera, che sono cresciute da 140 a 308 negli ultimi 3 anni, con una notevole presenza delle scuole statali. Quindi inoltre si è occupata di piano di formazione per docenti ed educatori, per cui diciamo che attraverso questi diversi sguardi, no, che guardano al servizio educativo da punti di vista differenti, anche diciamo in formati differenti, proviamo a fare quello che è una, diciamo, una disamina di ciò che è successo, diciamo, dalla legge 107, che poi si è tradotta nel decreto legislativo 65, ad oggi, e poi ad oggi, rispetto a una fotografia dei diversi territori, quali sono state, diciamo, le azioni che sono state portate avanti, ma altrettanto quali sono le possibilità o le criticità che i fondi del PNRR in realtà offrono all'Italia nelle diverse situazioni territoriali, in questo caso particolarmente focalizzati nel sud Italia. Per cui io lascerei la parola adesso ad Aldo Garbarini. Ecco, vi faccio solo una premessa: chiedo a ognuno di voi di parlare tra i 15 e i 20 minuti per riuscire a restare nei tempi e magari anche a fare un piccolo dibattito dopo rispetto alle sollecitazioni che ogni intervento potrà in qualche modo muovere noi tutti. Quindi lascio adesso la parola ad Aldo e buon ascolto. Grazie. Intanto ringrazio dell'invito anche a nome del Gruppo Nazionale di Infanzia. Mi pare, tra l'altro, come dire, significativo che si chieda di ragionare sui poli per l'infanzia nell'ambito di incontri dedicati agli stati generali della scuola, perché in realtà, adesso ci arriverò subito, stiamo effettivamente parlando di un sistema ormai educativo dell'istruzione integrata, e questa è una grande novità che in questi anni si è venuta maturando e che adesso riprenderò subito. E mi fa anche piacere in qualche modo essere presente a un incontro dedicato anche un omaggio a Mario Lodi, che ovviamente è stato un grande componente di quel pensiero educativo e dell'istruzione che ha fatto sì che oggi l'Italia sia stata nel tempo, in realtà oggi lo sia ancora, un po' l'apice dei ragionamenti pedagogici ed educativi, anche e soprattutto rispetto alla prima infanzia. Ma io, per arrivare ai poli, per arrivare poi alle criticità, allo stato, come dire, dell'arte, della situazione, alle loro criticità, in realtà parto un po' da lontano, poi sto nei 20 minuti, mi sono stati chiesti. Parto un po' da lontano perché vorrei ricordare una cosa, che ormai è da tempo, da anni, che a livello europeo sostanzialmente il tema dell'importanza e della disponibilità dei servizi educativi di qualità necessari per sostenere lo sviluppo dei bambini e delle bambine è ormai sostanzialmente un elemento considerato di primaria importanza. Le raccomandazioni europee negli ultimi anni hanno sempre più sostenuto sostanzialmente l'esigenza di avere servizi educativi per l'infanzia, quindi fondamentalmente per lo 0-6, di qualità, come dicevo, caratterizzati da accessibilità, caratterizzati da sostenibilità, da inclusività, dalla professionalità stessa del personale. E quindi, come dire, sistemi che in qualche modo siano presenti, siano qualitativamente presenti e garantiscano tutto sommato quell'esigibilità di quei diritti dei bambini e delle bambine ormai, come dire, assodati nella storia anche del pensiero educativo e pedagogico e scientifico oggi contemporaneo, che è quello appunto di avere dei percorsi che ne riconoscano l'autonomia, l'essere competenti, e percorsi che siano anche rispettosi dell'individualità di ciascuno. Questo è un contesto complessivo che mi pareva opportuno richiamare, perché poi questo contesto introduce, spiega fondamentalmente il nascere di due atti normativi importanti, la legge 107 del 2015 e il decreto che la applica, che è il famoso decreto legislativo 65 del 2017, perché in fondo, come dire, ci siamo sempre arrivati un po' per ultimi, cioè l'Italia ha prodotto
un forte pensiero educativo e pedagogico che si ritrova nelle cose che richiamavo prima dell'Unione Europea, mentre è probabilmente lo Stato che poi è arrivato, diciamo, tra gli ultimi a elaborare un sistema anche normativo che in qualche modo ne prendesse cognizione. Però sicuramente il grande salto è quello. Noi col 107 e col 65 abbiamo sostanzialmente normato un sistema integrato di educazione e istruzione che in qualche modo riconosce il carattere educativo di tutti quei luoghi, per cui anche i poli per l'infanzia, che poi arriveremo, che in qualche modo accolgono i bambini tra i 0 e i 6 anni. E luoghi che sono, ci dicono le leggi e le norme, a completamento dell'azione educativa del soggetto genitoriale. Dunque, un salto anche, come dire, di logica, un salto che vede oggi una priorità concentrata sul diritto dei bambini e delle bambine ad avere quei percorsi di cui dicevo prima, e inquadrare la genitorialità come, direi, quasi fatto sociale, all'interno del quale proprio il diritto del bambino compenetra e spinge la stessa importanza della genitorialità in quanto tale. Questo superando, lo dico con un po' di chiarezza, quel concetto di importanza sostanziale della conciliazione fra mondo del lavoro e mondo della famiglia, che è quello che fu alla base della nascita dei nidi, la legge 1044, che all'epoca sicuramente era, come dire, importante, fondamentale, anche rivoluzionaria, perché guardava all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, che oggi muta in qualche modo guardando l'importanza, come dire, dei nostri minori, o meglio, dei bambini e delle bambine minori di età, a avere appunto quel diritto in quei percorsi. Quindi è il diritto all'educazione oggi che in qualche modo deve essere guidare le scelte in campo formativo, le scelte che debbono stare alla base nelle politiche anche comunali, amministrative, che in qualche modo vengono assunte dalle amministrazioni, dallo Stato e dai vari organi statali. Peraltro non possiamo dimenticare che siamo, se vogliamo vedere aspetti positivi, siamo in una situazione, positiva da un certo punto di vista, sia dal punto di vista dell'elaborazione teorica. Perché io ricordo che sono recenti le linee pedagogiche per il sistema integrato 06, che sono sostanzialmente indicazioni complessive di sistema, appunto, che partendo dal decreto legislativo 65 fanno da contorno e entrano nel merito di quello che dovrebbe essere complessivamente il sistema che in qualche modo è stato letto ed è stato proposto dal decreto 65. Leggo due frasette proprio delle linee pedagogiche perché mi paiono interessanti, quando dice che si tratta di progettare insieme, nel rispetto delle competenze istituzionali, condizioni di apprendimento, di socializzazione che garantiscono ad ogni bambino il diritto soggettivo all'educazione e consentono a ciascuno di sentirsi riconosciuto, accolto nella propria unicità e diversità. Ecco, mi pare che questo, già solo queste due frasette, questa frasetta spieghi, queste due righe spieghino ampiamente che cosa noi abbiamo di fronte a te. L'altro importante riferimento sono ovviamente gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, che praticamente completano, collegandosi allo 03, i servizi educativi per i più piccoli. Questo ci permette quindi di dire che ormai ci troviamo di fronte ad un sistema agganciato complessivamente al Sistema Nazionale di Educazione e di Istruzione, e quindi la possibilità in qualche modo di avere un quadro complessivo di servizi, di offerte educative che si orientano, si debbono orientare in qualche modo a un numero sempre più ampio di bambini. Ricordo in questo contesto, lo richiamava Federica Patti, che saluto con molto piacere, gli investimenti previsti dal PNRR. Questo ovviamente sappiamo bene che gli investimenti previsti dal PNRR, che sono peraltro nei bandi attuali approvati, diciamo in fase di approvazione definitiva, oltre 3 miliardi di euro investiti per finanziare la costruzione di nuovi edifici, per recupero di nuovi dei vecchi edifici, ecco, sono risorse abbastanza, direi, consistenti, che tra l'altro si uniscono a quelle risorse previste
dalla legge finanziaria dell'anno scorso, che ha fissato i livelli essenziali delle prestazioni, ponendo come obiettivo italiano il raggiungimento entro il 2026 del famoso 33% del livello 0,3 previsto dalle raccomandazioni di Barcellona dell'Unione Europea, e iniziando a erogare in qualche modo delle risorse a sostegno di questa cosa. Tra l'altro faccio presente che è di una settimana fa, se non mi ricordo male, ma siamo proprio a pochi giorni dall'approvazione delle nuove raccomandazioni che la Commissione Europea rivolge agli Stati membri, dove questo 33 è diventato 45. Quindi, come vedete, non a caso richiamavo l'Europa prima, perché la spinta continua a esserci verso questo complessivo ampliamento. Diciamo però solo una cosa, almeno per il PNRR. Noi abbiamo già detto come gruppo nazionale da un po' di tempo che la questione è che ci pare che i bandi in qualche modo abbiano sicuramente guardato con molta attenzione, scusatemi il termine, i mattoni. Anche i mattoni fanno ricchezza, sono importanti, fanno lavorare, però ovviamente, per quel che dicevo anche prima, quando parliamo di servizi di questo tipo non ci sono solo i mattoni, c'è anche ciò che sta dentro i mattoni e ciò che sta fuori al mattone, e quindi in qualche modo una serie di problemi che sono anche sorti, che sono contenuti in alcuni richiami preoccupati ultimamente sul tema dell'applicazione, della possibilità di spendere tutti i soldi previsti per gli investimenti da PNRR nello 06, ecco, si ricollegano anche abbastanza a questa cosa. Noi abbiamo già detto che ci sono comunque dei ritardi. Allora, se questo è un clima, come dire, che da anni non si vedeva rispetto alle risorse, alle attenzioni nei confronti del sistema, sicuramente non è che tutto vada bene. Ci sono sicuramente dei problemi, l'abbiamo detto più volte, ci sono dei ritardi. Penso ad esempio ai coordinamenti pedagogici territoriali, che stanno con fatica iniziando a crearsi e formarsi in alcune regioni italiane, dopo che sono passati un po' di anni da quando il decreto li ha, almeno se non altro, li ha nominati. Penso al tema della formazione congiunta, che credo tutti noi abbiamo ben presente essere non così semplice, perché in qualche modo deve connettere e mettere insieme due segmenti, lo 03 e il 36, che per molto tempo hanno vissuto, diciamo, in autonomia, anche da un punto di vista contrattuale, anche da un punto di vista di istituti contrattuali e di soggetti giuridici di riferimento, e che quindi ovviamente hanno tutta una serie di difficoltà per essere avviati. Quindi ci sono sicuramente dei ritardi, e quindi vengo dai nodi che mi servono per chiudere nei tempi previsti per arrivare ai poli. Un primo nodo evidente, l'abbiamo detto, è quello delle risorse complessive. Insomma, c'è un problema di risorse. Noi pensiamo in generale che se i diritti dei bambini sono, come più volte è stato detto e scritto, dei diritti esigibili, noi dobbiamo arrivare ad una situazione in cui questi diritti possano effettivamente essere esigibili. E quindi ci vogliono quelle risorse necessarie. Non sono quindi queste sufficienti, ci vogliono le risorse necessarie per permettere di superare tutti i problemi connessi all'accessibilità, all'inclusività di questi servizi, a partire, lo citava già Federica Patti prima, dalle situazioni che sappiamo essere anche quelle del Sud. Sappiamo bene, per esempio, che quando parliamo di un accesso alla scuola dell'infanzia, la scuola dell'infanzia del Nord è tendenzialmente diversa per orari, per servizi offerti, per la stessa ristorazione, da quella che invece molti dei nostri bambini possono usufruire al Sud. Quindi abbiamo bisogno, come dire, di omogenizzare, di fare sì, ecco, direi che il LEP dovrebbe dirci, di fare sì che in qualsiasi regione un bambino o una bambina nasca abbia dei livelli effettivamente uguali rispetto alla possibilità di accedere e di poter usufruire di percorsi di qualità rispetto a quello che fanno. Questo ovviamente vuol dire molte cose, vorrebbe dire pensare ai tempi pieni, pensare alla refezione nella scuola, pensare all'estensione, come ho detto, del tempo pieno, ma pensare anche alla riduzione dei contributi alle famiglie. Noi abbiamo detto da sempre e che vorremmo venisse applicata sostanzialmente una cosa che peraltro è scritta nelle linee generali, e cioè che
i servizi educativi dello 03 escano dai servizi a domanda individuale, perché questo è una delle tante contraddizioni che ancora oggi escono. Noi ribadiamo, diciamo e facciamo e scriviamo tutto quel diritto di cui dicevo prima, poi continuiamo a dire che i servizi 03 sono dei servizi che vanno pagati come un altro qualsiasi servizio che qualcuno vorrebbe dire. Vado brevemente per arrivare ai poli. Allora, i poli si iscrivono in tutto questo contesto. I poli sono, secondo noi, insieme ai coordinamenti pedagogici territoriali, uno degli strumenti forti per creare quel sistema integrato, perché possono essere effettivamente quell'insieme di esperienze rivolte allo 03 e altre 6, pensati tra l'altro, se fosse possibile, non solo come sommatoria di una scuola dell'infanzia e di un nido d'infanzia, ma come un insieme più allargato di offerte e possibilità nei confronti dei genitori e delle famiglie stesse, per fare in modo che anche a fronte di mutamenti di condizione sociale ed economica che possono variare nelle esigenze familiari, il polo possa rispondere in qualche modo a questa stessa variabilità, tenendo sempre conto che il problema importanza è appunto il diritto del bambino e della bambina a frequentare questi servizi di qualità. E quindi il polo è uno strumento che ci può permettere in qualche modo di ragionare in termini 0-6. Io credo che lì sia la grande, in questo momento, una delle grandi possibilità, uno dei grandi valori aggiunti del polo, pur avendo e pur mantenendo per evidenti motivi quelle differenze tra 3 e 6 che ovviamente ci sono, però possono essere uno strumento concreto di ragionamento sull'intero sistema 06, proprio nella sua complessità. Ci sono dei problemi seri, sappiamo che anche nei bandi PNRR non ci sono state grandissime domande sui poli, sappiamo che ci sono dei problemi di integrazione, l'ho già richiamato prima, non li ripeto. Finisco dicendo, sappiamo ci sono anche dei problemi tecnici, lo dico anche a Federica Patti, che è un architetto, un esperto di questa cosa, noi ci stiamo imbattendo in una normativa nazionale che si è dimenticata di riadeguare in qualche modo anche le norme tecniche per fare in modo che, se dobbiamo fare un servizio integrato, probabilmente qualche possibilità di far sì che per esempio i bambini di 0-3 anni possono stare insieme ai 3-6 per alcuni momenti della giornata, o che la costruzione di un polo dell'infanzia non sia solo la somma di fai un nido, fai una scuola dell'infanzia e poi, dato che sono vicini, lo puoi chiamare polo. Ecco, credo che questo sarebbe una delle grandi ulteriori spinte che anche il Ministero dovrebbe dare in questo senso. Chiudo però richiamando una cosa iniziale. Col decreto 65 la competenza anche dello 03 anni è passata al Ministero dell'Istruzione. Credo che questo abbia significato anche da un punto di vista formale di atti una svolta importante. È una svolta che va tenuta in piedi, probabilmente una svolta che comunque ci deve portare a fare in modo anche che siano più chiari i centri di riferimento nell'ambito dei ragionamenti sullo 03 sull'infanzia. Perché oggi abbiamo che il tema è un po' spezzettato, lo sappiamo bene, tra Dipartimento per la Famiglia, Dipartimenti Economici, Ministeri di qua, eccetera, eccetera. Ecco, il tema della governance complessiva, quindi chiudo, con il ruolo anche fondamentale che gli enti locali hanno, visto il decreto 65, che ne esplicita esattamente con forza sostanzialmente i compiti che gli enti locali dovrebbero avere. Ecco, credo che questo sistema complessivo della governance vada ricondotto seriamente alle responsabilità di ciascuno dei soggetti istituzionali richiamati, in modo tale che ognuno se ne assuma la responsabilità e contribuisca al meglio alla costruzione del sistema integrato. Mi fermo qui e grazie, credo di essere stato nei tempi e vi ringrazio molto. Grazie Aldo, sì, sei stato nei tempi, addirittura 17 minuti, devo dire un perfetto punto medio tra i 15 e i 20, come sempre non deludi in precisione. Allora, hai toccato molti temi importanti, ma io adesso me li sono segnati per poi magari affrontarli nella parte finale e lasciare quindi adesso spazio a voi. Quindi io lascerei la parola in questo momento ad Anna Maria Palmieri, che ci porta insomma il suo sguardo personale, ma anche lo sguardo di chi ha amministrato in quanto comune
ha dovuto amministrare direttamente quelli che sono i servizi dell'infanzia 0, 3 e 3, 6 anni. A te Anna Maria. Grazie Federica, grazie dell'invito. 15-20 minuti, eh? Va bene, ho guardato l'orologio, però poi tu mi fai anche un segno, io sarò brava brava ad arrivare alla conclusione. Allora, innanzitutto ringrazio te per il coinvolgimento in questo interessante dibattito e ringrazio Aldo Garbarini per l'introduzione, perché mi consente di entrare immediatamente in real time nel tema che poi mi piacerebbe affrontare, e cioè come tendere ai poli 06 e contemporaneamente all'omogeneizzazione territoriale nord-sud sull'asse nord-sud, che è il grande tema che porta la situazione italiana ad essere profondamente critica rispetto ai dettami delle raccomandazioni europee, sia rispetto al 33%, sia al futuro 45%, rispetto al quale credo molti amministratori locali possono soltanto sviluppare i capelli bianchi in questo momento, solo a pensiero di doverci arrivare. Allora, salto per questo la premessa, e cioè ovviamente l'idea che condivido con Garbarini, ma da ben spiegata da Aldo, che i nidi, lo 03 e il 36 sono strategici sia dal punto di vista sociale che economico, ma naturalmente non possono, questi servizi non possono più essere intesi come welfare familiare, riguardano i bambini, si rivolgono al bambino persona, e per questo, a maggior ragione, dato che i diritti dei bambini di una nazione sono tutti uguali, bisogna tendere quanto più possibile all'omogeneizzazione. Ora, la situazione italiana è particolarmente carente per quanto riguarda lo 03, sia sul piano della copertura che tra nidi pubblici, convenzionati e privati, raggiunge mediamente il 25%, ma siamo in una media del pollo, perché questa media nasce dalla forte disomogeneità territoriale tra regioni meridionali, dove tra l'altro sono i più alti tassi di dispersione scolastica, di povertà minorile, e in compenso, anzi purtroppo, ci sono anche tassi di copertura bassissimi. Un aspetto che ha anche delle radici storiche e culturali, non è questa la sede per parlarne, oltre che prettamente economiche. E il PNRR da questo punto di vista ovviamente è un'occasione da non perdere, anzi io devo dire, lo dico da ex assessora per 10 anni, l'ennesima occasione da non perdere, nel senso che nel sud c'è già stato una politica di interventi e di investimenti straordinari che si è chiamata prima PAC, Piano di Azione e Coesione, poi naturalmente successivamente sono arrivati anche altri fondi per varie vie, sempre per aumentare la possibilità di sviluppare i servizi 03 nel sud. Allora, per andare però a raccontare l'esperienza con questo focus, cioè come tendere ai poli 06 e come tendere all'omogeneizzazione territoriale, mi sembra giusto ricordare una cosa, che quando noi parliamo di sistema integrato, come la nuova norma, come il decreto legislativo 65 del 2017 ci ha abituato a fare, noi di solito pensiamo all'integrazione verticale tra lo 03 e il 36, in termini di continuità pedagogica, ovviamente, di cui le linee pedagogiche sono un importantissimo tassello, ma dimentichiamo che forse ci sono altre due forme almeno di integrazione. Scusa, Anna Maria, ti stoppo solo un secondo, puoi provare a parlare fuori dagli auricolari per vedere se sono quelli che ci fanno sentire un sottofondo. Okay. Va meglio? Forse sì, prova così. Va bene. Allora, dicevo, quando si parla di sistema integrato, si deve ragionare, oltre che dell'integrazione verticale tra lo 03 e il 36, anche di un altro tipo di integrazione che mi piacerebbe chiamare orizzontale, per non parlare di un terzo tipo di integrazione, a cui arriverò alla fine dell'intervento, che io chiamerei trasversale. E sono tre tipologie di integrazioni a cui bisogna guardare contemporaneamente per investire bene i fondi del PNRR. Allora, dal punto di vista dell'integrazione orizzontale, vado subito al punto, a uno dei punti che Aldo Garbarini ha colto come punto critico, la governance. C'è un tema di governance che differenzia profondamente l'Italia e le diverse regioni.
lo 06 è nato ed è stato concepito sin dal principio come un sistema multi-governance. Gli attori che sono coinvolti sono da un lato lo Stato, dall'altro il privato autorizzato convenzionato e gli enti locali che fanno la parte delle ONU, ovviamente nello 03, sia in termini di programmazione con le regioni, sia in termini di gestione con i comuni. E il modo però in cui queste diverse gambe del tavolo si atteggiano e sono posizionate nell'architrave del sistema complessivo a livello nazionale è molto diverso. E la diversa distribuzione delle tre gambe, come le chiamo io, influenza in modo radicale la tenuta del tavolo, cioè se il tavolo si regge o si capovolge. Nel modello tradizionalmente molto efficace del centro-nord, quello a cui tutti ci ispiriamo, lungo l'asse tosco-emiliano, ma anche le bellissime esperienze del Piemonte, i comuni hanno sempre svolto la parte delle ONU, sin dalle origini. Pensiamo alle esperienze pedagogiche eccezionali di cui il gruppo nazionale di infanzia si è fatto l'attore, anche divulgatori in tutta Italia. La profonda cultura pedagogica dello 06 in alcune regioni ha fatto sì che esse diventassero in qualche modo il volano d'Italia e si può dire che addirittura lo 06 sia sempre stato positivamente connotato, anche la scuola dell'infanzia è stata sempre più positivamente connotata di quella dello Stato, che pure era nata sin dagli anni 60. Si può dire che i comuni del centro-nord abbiano sviluppato nel corso di sicuramente della storia dello 06, dello 03, del 36, un sistema di gestione diretta o convenzionata o accreditata con il privato sociale che ha consentito alti tassi di copertura anche nello 03. Sebbene il vero punto critico, lo sottolineava Aldo Garbarini poco fa, sia stato poi sia il fatto che essendo questi servizi a domanda hanno sempre inciso fortemente per le tariffe sulle famiglie, quindi l'incidenza sulle famiglie dei costi di servizio hanno mandato in crisi il sistema negli ultimi anni, quando i comuni non sono stati più in grado di reggere l'impatto fortissimo economico delle spese di funzionamento e di gestione. E questo ha generato negli ultimi decenni, insieme alla denatalità, sicuramente un decremento della richiesta del nido anche al nord. Lo Stato, come scuola dell'infanzia, ha avuto quindi sempre nelle regioni del centro-nord un fortissimo competitor nelle scuole d'infanzia comunali e private. Anche spesso e volentieri mi è capitato, ragionando con gli altri assessori delle regioni del centro-nord, di sentirmi dire che la scuola dell'infanzia comunale era connotata come qualitativamente superiore rispetto alla scuola statale, ed era per questo che era scelta molto più volentieri dalle famiglie. Lo stesso dicasi per le cosiddette sezioni primavera, che hanno avuto un destino controverso e la cui origine forse risiede proprio nella necessità, in particolare al sud, di combattere gli anticipi delle scuole dell'infanzia nel mio incontro alle esigenze delle famiglie. Se ci spostiamo a sud della linea gotica, la situazione nelle regioni meridionali è profondamente capovolta. La mancanza di una continuità verticale tra il nido, che spesso non c'era, e in moltissimi paesi, in moltissimi comuni proprio non c'è, e la scuola dell'infanzia, e la condizione delle famiglie più povere, quindi poco propense, se non costrette da necessità orarie di conciliazione, a spendere risorse del privato, ha determinato nel corso dei decenni un declino molto forte della richiesta di scuola privata, sia essa di nido, sia essa di scuola comunale, e un vero e proprio boom delle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia statali, che sono cresciute arrivando a coprire il 90%, si può dire, della richiesta. Questo ha fatto regredire tendenzialmente tanto la scuola d'infanzia privata quanto la scuola d'infanzia comunale nella richiesta da parte delle famiglie. Mentre la scuola dell'infanzia, che a prevalenza statale, raggiunge una copertura vicino al 100%, è rimasto il nodo nido, è rimasto il nodo, cioè dei nidi che hanno faticato a crescere per ragioni che, come vi spiegherò tra poco, sono estremamente vicine a quello che ha favorito, alle ragioni per cui invece c'è stato il boom della scuola dell'infanzia statale. Quando noi quindi parliamo di integrazione all'interno del sistema 06 al sud
ci troviamo a parlare di un'integrazione tra scuole dello Stato e scuole comunali, a loro volta suddivise in scuole comunali a gestione diretta o a gestione indiretta. Il terzo attore, il privato sociale, che è molto forte invece nell'area centro-nord, è nel sud tendenzialmente una nicchia, e i rapporti numericamente ribaltati fanno sì che quando si parla di integrare la governance, noi qui al sud dobbiamo ragionare di far sedere allo stesso tavolo le scuole dello Stato, le scuole comunali, oltre che il privato sociale. E anche i coordinamenti pedagogici che non a caso... Hai una connessione ballerina, magari prova a spegnere il video. Sì, posso provare, anche se poi diventa difficilissimo. Perché se no ogni tanto salta proprio quello che dici. Adesso? Vediamo. Adesso? Adesso va bene, però vediamo perché ogni tanto salta. Okay? Proviamo così, grazie, scusa. No, ma figurati. Allora, voglio dire che anche i coordinamenti pedagogici che sono stati finora i grandi assenti, specie al sud, non so se stiamo decollando nel nord, ma sicuramente sono faticosamente in via di decollo, andrebbero pensati come congiunzione tra pubblico-pubblico, andrebbero pensati come un tavolo al quale lo Stato si siede accanto al comune. E se le risorse del PNRR possono non so più che cosa fare. Io adesso mi sono avvicinata molto. Il computer di solito non mi ha mai dato. Posso provare a rimettermi? Allora forse sono io che non sento bene. Voi tutti sentite bene? Ok, allora è un problema forse mio. No, no, non si sente bene, si sente a tratti, anch'io ho dei problemi. Si sente gracchiare e si sente a tratti. Adesso? Va bene. Adesso no, però vediamo. Dai, scusami se ti sento bene. Mi dispiace molto perché so qual è la sofferenza dell'ascoltatore più che di chi parla in questi casi. Quindi perdonatemi, ma veramente non so cosa stia succedendo. No, scusate se ti abbiamo non mi è mai capitato. Allora, arrivo quindi appunto a quello che poi in qualche modo vi volevo raccontare. Se noi allo stesso tavolo mettiamo lo Stato e il Comune, allora andiamo in direzione di quello che dice il PNRR quando parla di rigenerare gli spazi. Perché è oggettivo che rigenerare gli spazi lasciati vuoti nelle scuole dello Stato, anche nelle scuole d'infanzia, dalla denatalità, che sta incidendo fortemente a sud più che al centro-nord, dove con l'immigrazione in qualche modo i livelli sono mantenuti più alti, mentre invece noi abbiamo intere scuole che si stanno svuotando, se noi andiamo in questa direzione, allora vediamo che il lavoro diventa più semplice. Ed è quello che è capitato a me a Napoli negli ultimi 10 anni. Da quando... ho cominciato a coinvolgere le scuole dello Stato nella rigenerazione degli spazi per poter aprire nidi o sezioni primavera o micronidi laddove gli spazi non fossero sufficienti per avere più di una sezione. Da 34 nidi che nel 2011 avevo ereditato, tutti a gestione diretta, Napoli è passata a 70 nidi. E con il PNRR ne sono progettati altri 11. Quindi stiamo parlando di un raddoppio, anzi di un superamento del doppio. Per questo che cosa è necessario? È necessaria un'alleanza territoriale, è necessaria una nuova forma di alleanza tra la scuola dello Stato e i comuni per poter lavorare insieme in due direzioni. Il primo è evidente e proficuo, che la rigenerazione costi, è evidente che la rigenerazione costa meno della costruzione. Quindi addirittura aiutandoti col Dipartimento di Urbanistica, come abbiamo fatto noi, della Federico II, si sono realizzati anche dei primi progetti di continuità verticale tra insegnanti ed educatori. C'è un altro vantaggio indubitabile, e qui vengo all'elemento culturale, che genitori
famiglie numerose che hanno più figli della stessa età si trovano a portare i figli nello stesso luogo, in un polo che a volte diventa addirittura un polo 013, laddove l'istituto sia un istituto comprensivo che abbia la materna, l'elementare e la media. E questo ci consente di vincere quelle resistenze a portare alla cultura del nido che nel caso di Napoli sono fortemente connesse alla povertà economica o alla povertà educativa delle famiglie, perché se tu vedi l'indubitabile vantaggio di portare tutti i tuoi figli, quello di 3 anni, quello di 2 anni o quello di 8 anni nello stesso luogo, indubitabilmente ti avvicini e diventa una formazione indiretta anche di consapevolezza genitoriale dell'importanza del nido. Vi dirò di più, che coinvolte direttamente su questa sfida le dirigenti scolastiche statali, dico le perché sono prevalentemente donne, ma le dirigenti e i dirigenti sono stati ben lieti, perché hanno visto anche loro un vantaggio, e di sedere a quei tavoli sono stati contenti, perché hanno compreso che in quel modo la scuola diventava veramente il presidio di comunità di cui c'era bisogno, specie in un territorio di privato. Ora è chiaro che a quel punto si pone il problema di a chi affidare il coordinamento: all'ufficio scolastico regionale, al comune, alla regione. Secondo me questo è un problema che ci possiamo porre successivamente, se questa logica passa, perché se passa la logica dei patti territoriali, che è la stessa che si sta adottando nei confronti del contrasto alla dispersione, probabilmente tavolo per tavolo, luogo per luogo, comune per comune, quale sia la soluzione migliore la trovo. Chiudo sulla terza integrazione però, e qui riprendo un punto che ha toccato Aldo Garbarini, quella che ho chiamato l'integrazione trasversale. Il primario ostacolo alla diffusione della cultura del nido al sud del paese è da sempre la disoccupazione femminile, non ce lo nascondiamo. È da sempre il fatto che da un lato esiste una idea troppo assistenzialistica e custodiale del nido, e dall'altro che si innesca un circolo vizioso. Se io devo pagare un servizio e quel servizio mi costa al punto tale che non mi conviene neanche provare ad andare a lavorare, essendo io mamma disoccupata o avendo come minimo in famiglia una zia, una nonna o una sorella che non lavora, io il bambino lo lascio alla zia, alla nonna e alla sorella. Ed ecco che questo spiega anche però una delle ragioni del sottosviluppo del Sud, che poche volte la politica ha voluto guardare veramente in faccia. È ovvio che se il nido è a pagamento e le tariffe sono alte, la donna disoccupata, la madre disoccupata, resta a casa a fare la mamma e resterà peraltro sempre disoccupata. Il punto vero su cui noi abbiamo lavorato a Napoli è tenere la copertura da famiglie bassissima, con delle tariffe che, quando le confrontavo con quelle dei comuni del centro-nord, apparivano addirittura ridicole. Una copertura del 7-8%. Vi faccio presente però che coprire il 7-8% con le famiglie e il restante 92% con il comune significa che a un certo punto tu arrivi a un tetto di sviluppo e oltre quel tetto non puoi andare. E allora la contraddizione tra il pensare questo servizio come rivolto ai bambini, ma contemporaneamente come servizio individuale a domanda, è palese. Se fosse un servizio essenziale, io potrei anche sforare il bilancio se sono un comune piccolo, perché è un servizio essenziale che io devo garantire, esattamente come il trasporto scolastico ai bambini con diversa abilità. Se invece è un servizio individuale a domanda, io mi devo fermare dove finiscono le risorse. Ed ecco quindi che in questo caso il tema non è più il finanziamento del PNRR sul mattone, come giustamente diceva Aldo Garbarini. Posso avere tutti i finanziamenti sul mattone possibili e immaginabili, ma reggere la spesa, se voglio diffondere una cultura del nido accettando che le famiglie paghino pochissimo, quasi nulla, paghino un simbolico pur di portarci i bambini ai nidi, perché lo si fa per loro, per i bambini, per i loro diritti, per la loro crescita,
per il contrasto alla dispersione scolastica. Maria, mi sa che il tempo è finito. Sì, questo è, richiede una nuova visione. E devo dire che su questa visione, secondo me, il PNRR ci può spingere a investire. Scusatemi, ti ringrazio, puoi riapparire sullo schermo. Sto pensando che forse c'è stato anche un problema della mia connessione, non solo tua, quindi prego di scusarmi se ho sforato, ma vi garantisco che mantenere la voce... È stato nei 20 minuti. È stato complicato. Grazie. Ti ringrazio invece, perché tu appunto hai toccato alcuni punti importanti, in particolare l'asse tra diritto di un bambino ad andare al nido e questione lavorativa, in particolare femminile, ma al limite ci ritorniamo sopra dopo. Allora, io adesso passerei la parola a Cristina Sunna e quindi passiamo da livello, diciamo, ente prossimo al cittadino quale comune all'ente regionale e quindi guardiamo ai servizi educativi da uno sguardo che è appunto quello della regione. Vai Cristina. Grazie mille, grazie per questo invito, per questo dibattito veramente interessante. Voglio soltanto fare una precisazione rispetto a quello che si è detto finora. Si parla molto, adesso anche Aldo Garbarini ancora una volta, diciamo, sottolineava questo aspetto della partecipazione degli enti al PNRR, le richieste dei fondi, le richieste di risorse per la costruzione di poli per l'infanzia. Anche noi in Puglia ci siamo chiesti, ci siamo interrogati sul funzionamento di queste risorse, sui tempi, sull'entità delle risorse e sulla risposta da parte del territorio. Ora, voglio sgomberare il campo da una, secondo me, falsa interpretazione di questo dato, dei dati che abbiamo avuto. Noi, diciamo, la Puglia ha partecipato in blocco alla progettazione di servizi educativi da 0 a 6 anni per quanto riguarda poli per l'infanzia, asili nido e scuole per l'infanzia, presentando progetti. Quindi i comuni hanno presentato moltissimi progetti, abbiamo 39 poli per l'infanzia finanziati solo sul PNRR, 33 asili nido, altrettante scuole per l'infanzia, palestre. Ora non voglio entrare nei dati. Il tema che voglio porre è questo. Negli ultimi 5 anni, soltanto a partire dal 2017, le regioni sono state impegnate nella programmazione di ingenti risorse per il finanziamento delle infrastrutture educative. Quindi la risposta dei comuni al PNRR, secondo me, in parte va anche interpretata con il fatto che molti comuni erano già impegnati nella realizzazione di interventi di riqualificazione, ristrutturazione edilizia, riconversione di spazi e nuova costruzione. I dati della Puglia per i finanziamenti a valere sul fondi europei, programma operativo regionale, piano triennale dell'edilizia scolastica, fondo 06, decreto interministeriale di cui alla graduatoria del 2 agosto del 2021, riportano un investimento di 137 milioni di euro, con interventi in 286 comuni. Quindi le risorse del PNRR sono arrivate mentre si stavano attuando queste altre risorse. Quindi si tratta di una riflessione che dobbiamo fare, cioè gli enti locali sono stati chiamati in 2 mesi a presentare i progetti per accedere ai fondi del PNRR e con le proroghe, per carità, comunque hanno presentato i progetti, ma erano già impegnati nell'attuazione di importantissime risorse che erano già attive nell'ambito regionale. Quindi l'interpretazione della risposta al PNRR non può essere misurata senza guardare a quello che già succedeva
nelle regioni, utilizzando risorse che erano fino a quel punto ordinarie, comprese le risorse europee. Per quanto riguarda i poli per l'infanzia, la riflessione che voglio fare e che credo che sia pertinente rispetto a questo panel è relativa alla specialità di queste strutture. Se i poli per l'infanzia fossero stati un luogo in cui si determina una mera sommatoria del sistema di offerta tra servizi educativi 03 e servizi e scuole per l'infanzia, scusate, non so se ci sono problemi nell'audio, sto vedendo che ci sono molti messaggi, ma credo che non ci sia. Benissimo, grazie. Quindi, però non so se Federica senta. Ah, ok, forse Federica però ha dei problemi che... Ho provato a spostarmi. Ok, benissimo. Se voi andate avanti, non pensate a me, scusami, se il Stavo dicendo questo, che se i poli per l'infanzia fossero stati uno spazio che accoglie due tipologie di offerta, non ci sarebbe stato bisogno di approvare l'articolo 3 del decreto 65 del 2017. Quali sono, quindi, ci siamo chiesti e soprattutto diciamo in Puglia abbiamo promosso dei concorsi di progettazione che riguardavano i poli per l'infanzia, e quindi ancora di più abbiamo dovuto lavorare su un documento preliminare alla progettazione per dare ai progettisti delle indicazioni precise sugli obiettivi dei concorsi di progettazione. Quindi quali sono i caratteri che distinguono un edificio che accoglie minori da 0 a 6 anni in un'ottica di nel quadro di uno stesso percorso pedagogico come quello che è indicato dalla normativa nazionale? E su questo abbiamo cercato di declinare questi caratteri distintivi. La norma parla di poli per l'infanzia come laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio. Ora, riteniamo che su ognuna di queste caratteristiche sia possibile declinare uno standard, sia possibile definire l'elemento di specialità di un edificio che accoglie minori da 0 a 6 anni declinato nell'ottica di essere un luogo che si presenta come un laboratorio permanente di ricerca e quindi come un luogo dove vi è elaborata non soltanto la ricerca pedagogica, sacrosanta, la richiamava Garbarini giustamente, ma anche ricerca in termini di elaborazione e concezione dello spazio dell'apprendimento. L'innovazione, e stamattina si parlava di innovazione, abbiamo sottolineato con il gruppo di lavoro che ha esaminato il manifesto di Matera questa mattina, che l'innovazione è un concetto relativo al contesto in cui quel polo per l'infanzia si cresce, in cui si realizza, e quindi va declinata con elementi progettuali che possono essere, che non devono essere necessariamente innovativi nella loro, diciamo, approccio teorico, ma in un approccio concreto calato sullo specifico territorio. Può essere è lì che si misura l'innovazione di quel polo per l'infanzia. Poi vi è da declinare in uno standard architettonico anche il tema della partecipazione. Che cosa significa il carattere distintivo del polo per l'infanzia relativamente alla partecipazione? Quali sono i target che partecipano? Quali sono i gruppi che interagiscono all'interno di questi edifici? E il tema che in Puglia, diciamo, sul quale stiamo riflettendo e che consideriamo centrale e sul quale abbiamo costruito un'apposita azione sul programma operativo regionale dei fondi europei 21-27, il tema del polo per l'infanzia e dell'apertura al territorio.
è un tema che è molto caro a Federica Patti, abbiamo letto delle sue interessantissime riflessioni su questi, su questa tematica, cioè della connessione delle strutture educative al contesto urbano. E quindi è un aspetto, un carattere distintivo del polo che ritengo abbia assoluta centralità, anche in termini di evoluzione e cura degli spazi aperti verdi esterni. Tutto questo, dice la norma, serve per favorire la flessibilità, la diversificazione per un migliore utilizzo delle risorse che sono in campo e deve consentire di condividere gli spazi generali, i servizi generali, gli spazi collettivi e le risorse professionali. Ecco, questo è in sintesi l'elenco degli elementi che contraddistinguono il tema dei poli per l'infanzia. Sono, elementi che necessitano di una definizione a livello legislativo in ambito regionale, e questo, capite, comporta un percorso che è un percorso di carattere tecnico, tecnico legislativo, ma anche amministrativo, e quindi tutto questo ai suoi tempi, diciamo. Ci auguriamo molto presto di avere dare queste risposte, una risposta in termini, diciamo, di definizione di questi aspetti. L'ultima cosa che voglio dire è una brevissima riflessione sul tema del coordinamento pedagogico, che è un tema che tutti hanno richiamato, un tema centrale della riforma. Ora, ma in senso stretto, dovendoci, diciamo, cimentare come amministrazione, le regioni sono l'ente di programmazione degli interventi, programmazione delle risorse per dare omogeneità alle iniziative che si realizzano sui territori. Il coordinamento pedagogico ha una valenza bifronte nell'ambito del sistema integrato di educazione e istruzione, dall'analisi che si è fatta, perché siamo chiamati a fare una programmazione. Una valenza bifronte nel senso che ha una ricaduta che è squisitamente pedagogica e si occupa appunto della definizione del quadro del medesimo percorso educativo all'interno del sistema integrato, e su questo le linee pedagogiche nazionali e gli orientamenti 03 ovviamente hanno dato la sponda, hanno definito la sponda normativa per la definizione di questo aspetto. Ma il coordinamento pedagogico è anche un tema di carattere amministrativo in senso stretto, nel senso che è un ufficio che dovrà avere al proprio interno personale con competenze specifiche che attengono alla conoscenza pedagogica, ma allo stesso tempo la conoscenza del sistema esistente sul territorio, del suo funzionamento, e inoltre conoscenza delle opportunità per il finanziamento, come diceva giustamente Anna Maria Palmieri, per l'abbattimento della compartecipazione familiare per l'accesso ai servizi educativi. Quindi il coordinamento pedagogico dal punto di vista amministrativo si occupa di tenere insieme la rete delle famiglie, del sistema di offerta privato, del sistema di offerta pubblico e delle linee di finanziamento in campo per accedere a tutto questo sistema. Ovviamente non si tratta di una competenza e di una struttura che si può creare in un giro di chiave. È un tipo di ufficio, diciamo, un tipo di servizio amministrativo che può avere una valenza territoriale comunale, di ambito provinciale, regionale. Sono degli aspetti che vanno definiti, non sono giustamente, correttamente, a mio avviso, non sono definiti all'interno della riforma, perché sono proprio le regioni che devono definirlo, ma devono fare i conti con la preparazione del territorio rispetto ad una riforma di questo tipo.
percorsi sono tutti attivi e ci auguriamo con il contributo di tutti voi e di tutti noi, diciamo, che ci stiamo cimentando in questa importante giornata di lavori a dare delle risposte. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Cristina, anche tu perfetta nei tempi, come tutti fino adesso, anzi grazie, forse sono io che sono stata la più pasticciona con questa mia connessione a pensare che in realtà non si sentisse bene. Allora, hai toccato un punto importante che è quello del coordinamento pedagogico e soprattutto della preparazione dei territori e delle diverse realtà. Penso a città come Torino che il coordinamento pedagogico ce l'hanno già da tempo e appunto Garbarini è stato direttore di un servizio al cui interno aveva appunto un coordinamento pedagogico che tante volte è stato proprio il collante vero tra quello che è, diciamo, l'amministrazione e la parte più genitoriale, quello che ha tenuto insieme il servizio anche nei momenti di più grande difficoltà. Quindi è sicuramente un organo sul quale occorre investire e lavorare anche per avere una sorta di, non dico omogeneità perché i territori sono diversi, però un raccordo da un punto di vista educativo e soprattutto per quel che riguarda i livelli erogati del servizio da un punto di vista del progetto pedagogico, eccetera. Adesso io passerei la parola, proprio rimanendo sempre in tema di coordinamento pedagogico, a Patrizia Fasulo, USR Sicilia, che diciamo che dopo che i servizi educativi sono entrati, i servizi educativi nel senso lo 03 è entrato diciamo all'interno del Ministero dell'Istruzione, quindi togliendosi da una mera questione di cura, quindi legata al welfare, quindi gli USR entrano in campo anche loro per tutta una serie di aspetti che riguarda appunto la formazione, coordinamenti eccetera. Quindi io lascerei la parola a Patrizia Fasulo per appunto portarci il suo punto di vista rispetto a questa novità dei servizi 0-3 anni o in generale dei servizi educativi all'interno degli uffici scolastici regionali. Grazie. Grazie dell'invito, buon pomeriggio. Devo dire che mi fa cominciare con la parte più complicata, che è quella dei coordinamenti pedagogici, perché in effetti gli stimoli sono stati tantissimi. Le inizi da dove crede, non volevo in nessun modo... Era solo una battuta, donne, ma devo dire che quella del coordinamento pedagogico risulta da tanti punti di vista quella che è la fase più complessa. Intanto partiamo da una fotografia di quella che è la situazione della Sicilia. Noi siamo stati una delle prime regioni dopo che è stata varata la legge 107, il decreto legislativo 65, a creare una cabina di regia. Una cabina di regia che vedeva dentro tutti i partner istituzionali, quindi assessorato famiglia, assessorato istruzione, ufficio scolastico regionale, ANCI, ma che vedeva dentro anche le scuole paritarie e le scuole comuni, i nidi comunali. Questo discorso è stato molto importante perché in prima battuta bisognava trovare quello che era un punto di vista comune, bisognava trovare anche un linguaggio comune tenendo conto delle esigenze, perché in un territorio come il nostro, e la dottoressa Palmieri ne ha descritto molto bene le caratteristiche, ci sono tutta una serie di resistenze che si sono viste ad esempio anche nelle richieste fatte dai comuni rispetto ai fondi del PNRR. Cioè noi abbiamo, proprio come cabina di regia e poi come tavolo paritetico, fatto per cercare di sensibilizzare sin dall'inizio una sorta di gruppo itinerante di contatto continuo con incontri che prevedevano non solo la presenza dei gestori o dei dirigenti scolastici, ma anche la presenza dei rappresentanti dei comuni, proprio per cercare il più possibile di diffondere quello che era quelle che erano le linee pedagogiche dello 06, poi degli orientamenti, ma soprattutto quest'idea che fosse necessario un gruppo di supporto, perché il patto territoriale non andava fatto solo dal punto di vista logistico, ma andava fatto anche, e non lo chiamerei territoriale, ma lo chiamerei culturale in questo senso, anche dai componenti della cabina di regia. Devo dire
che i risultati, nonostante sul PNR, sui finanziamenti del PNRR non siano stati eccezionali, soprattutto rispetto al primo bando, nel secondo è andato un po' meglio e speriamo che possano arrivare a finanziamento, ci sono stati per altri ambiti, diciamo. Vi dicevo, la situazione della Sicilia prevede una grossa presenza delle scuole paritarie, sono quasi il 40% per quanto riguarda le scuole d'infanzia, il resto sono scuole statali, la copertura del 3,6 è pari al 98%. Quella nei nidi è ovviamente molto più bassa, i nidi comunali sono presenti semplicemente nelle città metropolitane, prevalentemente nelle città metropolitane, Palermo, Catania, Messina, eccetera. A questo si aggiunga anche un fatto culturale legato alle difficoltà delle famiglie, ove c'è, come dice, si diceva poco fa, la nonna o la zia, a portare i bambini al nido. Il costo delle mense e anche la, diciamo, il dato oggettivo di poche mamme che lavorano. Quindi il nido diventava una sorta di servizio che interessava particolarmente la mamma lavoratrice. Come abbiamo cercato di muoverci in questo congiuntamente, veramente da questo punto di vista il gruppo è stato fondamentale, intanto abbassando le rette nei limiti del possibile per quanto riguardava quelli che sono stati i congrui finanziamenti che il Ministero ha dato alle regioni e anche col cofinanziamento delle regioni. Abbiamo anche cercato di inserire nei limiti del possibile degli alunni con dei percorsi, con dei finanziamenti ad hoc, gli alunni più fragili o con disabilità, oltre quelli che diciamo, non avevano la possibilità di pagare le rette, sempre nei limiti dei servizi a domanda individuale. Ma abbiamo anche cercato di fare passare l'idea della formazione, perché secondo noi l'informazione e la formazione, partendo dagli stessi enti locali, ma anche dagli insegnanti e dalle famiglie, può essere la leva strategica per cercare, seppur gradualmente, di migliorare il sistema. Vi dicevo che nell'arco di 3 anni il numero delle sezioni primavera si è quasi triplicato ed è stato fatto, ed è questa la cosa interessante, sia dalle scuole paritarie ma anche dalle sezioni statali. È chiaro che chi è competente nel ramo sa che le sezioni primavera, che nascono con un progetto che doveva essere sperimentale, per certi versi sono una piccola soluzione dove mancano i nidi, però è già un passo avanti rispetto a quella che era la mentalità precedente, che prima dei 3 anni i bambini all'asilo non si mandavano. Altra cosa che abbiamo fatto, visto il calo demografico notevole, soprattutto nei grossi comuni che si è registrato, sollecitare il privato o il dirigente della scuola statale, ecco, in questo lo Stato è stato per certi versi trainante e collaborativo rispetto ai privati, nell'utilizzare quelli che erano degli spazi che restavano vuoti e che potevano essere adattati, magari in situazioni di prossimità, ma ove possibile all'interno delle stesse aule che erano rimaste vacanti per mancanza di bambini. E anche questa è stata una cosa che ha funzionato, che comincia a funzionare, vorrei essere più ottimista, che comincia a funzionare abbastanza bene. Abbiamo anche provato, stiamo provando a fare partire l'idea del coordinamento. Per il coordinamento ci siamo mossi con l'idea che possano esistere dei coordinamenti provinciali, dei gruppi provinciali, e abbiamo lasciato ai singoli comuni la possibilità di inserire in pianta organica eventualmente questa figura, ma ovviamente senza aggiungere niente da parte dei finanziamenti statali. E in alcune realtà sta cominciando a funzionare su sollecitazione delle famiglie, ma anche su sollecitazione dei gestori e dei dirigenti scolastici. Cioè si sono fatti
carico di sollecitare proprio l'ente locale in questo senso. Altra cosa che dicevo con la formazione ci è sembrato interessante portare avanti questo coordinamento pedagogico provinciale e poi la formazione congiunta, non solo quella ministeriale, ma adesso stiamo partendo con il 5% previsto dai fondi della regione, perché è vero, da questo punto di vista ci sono stati sollecitazioni e stimoli anche economici interessanti sia per lo Stato ma anche per i comuni. Stiamo lavorando nel mettere assieme quelle che sono le scuole, partirà a brevissimo, le scuole polo formazione statali, quindi scuole già abituate a gestire finanziamenti per la formazione, con l'ente locale che a quel punto diciamo passa la gestione dei fondi a questa scuola polo, che a sua volta fa capo a una rete di scuole, ovviamente del primo ciclo, ma anche è stato fornito ai dirigenti delle scuole statali l'elenco delle scuole, dei nidi e delle scuole paritarie del territorio, perché abbiamo anche fatto una ricognizione e un albo in questo senso, per poter fare una formazione che sia accompagnata dalle università siciliane, e una formazione che veda dentro non solo quella che è la possibilità di costruire linguaggi, attività comuni e laboratori condivisi, che spinga sull'idea dei poli, ma che veda dentro anche delle attività, non molte, ma alcuni eventi dedicati alle famiglie. Questo per quanto riguarda docenti ed educatori. Stiamo anche assieme all'università tracciando un percorso per definire quella che nelle scuole si chiama figura di sistema, cioè questo ruolo intermedio che potrebbe essere quello del coordinatore, creando dei possibili coordinatori pedagogici, possibili perché poi saranno sempre gli enti locali a stabilire il percorso da fare, che vengano sia dalle scuole statali che dalle scuole paritarie, che dai nidi comunali, eccetera. Cioè soggetti che hanno, a scelta ovviamente del dirigente o del gestore, esperienza e competenza e volontà ovviamente di partecipare o di progettare superiore alla media, per creare un gruppo di soggetti competenti, ma competenti anche nel campo della progettazione, dell'organizzazione, della disabilità, anche di eventuale gestione organizzativa, che possano essere da supporto sui singoli territori, che possano comunque portare un'esperienza di ritorno proprio per questo corso di 50 ore con una parte laboratoriale che faranno con l'università per la linea teorica e con dei soggetti esperti nella parte pratica, e portare anche la possibilità a questo tavolo paritetico provinciale che noi abbiamo ipotizzato di un contributo competente e, perché no, creando una rete regionale fra i singoli tavoli, creare una rete, anche la possibilità di spingere a livello politico sull'idea del coordinatore come figura stabile all'interno del sistema 06. Patrizia, hai finito? Hai concluso? Sì, avete altre cose da... Ma io ho una domanda da farti in questo momento, ma gli USR a livello, diciamo, nazionale si sono mai ritrovati nelle loro, diciamo, referenti su questo aspetto per capire come nelle diverse regioni gli uffici scolastici si sono mossi, oppure semplicemente... Il tavolo paritetico, che è quello che vede proprio, perché così come dicevo, la cabina di regia nasce quasi spontaneamente, insomma non era obbligatoria. La nostra è stata un'esigenza, diciamo che la necessità aguzza l'ingegno, ma i tavoli paritetici sono stati dallo scorso anno stabiliti dalla conferenza Stato-Regioni. Di solito le attività fatte, per esempio questa ipotesi che io vi ho delineato, è stata presentata al Ministero e considerata buona pratica questa della formazione.
non mi pare, c'è stato anche il Covid, secondo me, quindi anche questo ha contribuito. Ci sono stati gli incontri per la presentazione delle linee guida, degli orientamenti, ma allo stato attuale tutto è lasciato alle singole regioni. Quindi insomma, forse bisognerà un po' lavorare per capire a livello, se ritorniamo alla parola governance, che diciamo molte volte è tornata all'interno di queste riflessioni, è oggettivo che bisognerebbe capire, proprio per quello che diceva anche Garbarini inizialmente, per capire come omogeneizzare almeno la qualità, l'offerta che viene Ma fatta sul territorio. in realtà le situazioni sono molto diverse, come diceva la. Per cui io credo che in questa fase ognuno dovrà imparare a camminare sulle sue gambe, ovviamente col controllo e con la rendicontazione del Ministero. E si vede palesemente anche dal discorso delle richieste. Cioè noi abbiamo come Sicilia restituito una parte dei fondi. Sappiamo quali difficoltà abbiamo incontrato nel relazionarci con i comuni che avevano problemi di progettazione, cioè ci sono, considerate che ci sono anche comuni in dissesto, c'è cioè di tutto, insomma, in alcune situazioni. Per cui, dopo averci ragionato, ci è sembrato più utile, più funzionale cercare di partire dalla base, cercare di partire dai docenti, mettere dentro a pieno titolo la scuola statale, che di solito su queste azioni è sempre, vedo la preside Palmieri che annuisce, è sempre, cioè per noi la più grande soddisfazione è che il 40% delle sezioni primavera sia statale, è un segnale forte, perché la scuola statale in questo senso diventa anche trainante, diventa riferimento certo, cioè se non ci fosse stata questa azione di sensibilizzazione, non avremmo potuto affidare, per esempio, la formazione alle scuole polo e i fondi dati ai comuni in alcune situazioni sarebbero andati benissimo, ma in altri casi, insomma, sono stati anche restituiti. Beh, no, a me sembra che voi abbiate fatto un grande lavoro, anzi, forse gli USR delle regioni del nord di fatto vivono di rendita su quello che è stato magari il È più lavoro facile, sì, è dei più comuni, facile. che magari in certi aspetti è più facile. No, per cui anche molto insomma, mi ha colpito quello che appunto lei diceva del lavoro che è stato fatto da un punto di vista culturale, nel senso che la mamma che non lavora, in fondo, perché dovrebbe portare Stiamo il bambino provando, è stato o la fatto, è una bambina? parola grossa. No, Stiamo beh, si provando. deve pure iniziare, Patrizia. Stiamo Quindi guardi, iniziando, sì. no, a me colpisce, io ho tutta la mia famiglia siciliana, chi è rimasto al sud non ha mandato i bambini al nido, chi è emigrato al nord in realtà l'ha mandato, per cui in Verissimo, sì. realtà è una questione culturale che però si impara in fretta se alla fine si sta in un contesto diverso, che non è solo una questione legata al lavoro, ma è legato anche alla possibilità che si danno ai bambini e alle bambine, ormai ci sono tanti studi che lo dicono, di iniziare un percorso educativo fin dalla prima infanzia, perché questo sappiamo essere positivo per risultati successivi. Altrettanto è una questione che parla di uguaglianza, di possibilità. È chiaro che la famiglia di chi ha una famiglia, cioè il figlio di una famiglia più fragile, che fornisce anche pochi stimoli ai bambini rispetto a un'altra, fa già una grande differenza. Forse il servizio Poi educativo arrivano serve le anche prove invalsi. serve per No, appianare queste differenze. comunque Quindi abbiamo, scusami, abbiamo cercato di no, no. spingere e di dare il maggiore supporto anche dal punto di vista dei contributi, dal punto di vista delle azioni e cercare di spingere su questa idea dei poli, che non sono il migliore dei mondi possibili secondo quello che diceva il 65, ma che utilizzano in maniera economicamente più vantaggiosa le risorse esistenti, di spingere soprattutto su quelli che sono i quartieri più le aree più a rischio, dove la povertà educativa è più presente, più che quella materiale, perché era più facile, perché è una differenza che va fatta, cioè è più facile recuperare, abbiamo preferito iniziare da quei quartieri dove è presente la povertà educativa, che non quelli dove c'è, diciamo, l'ISEE più basso, per intendersi, perché i risultati, considerate, potevano essere anche migliori e più veloci, e questo ci serviva anche per spingere ulteriormente il sistema. Ho capito, ma invece Cristina Sunna, chiedo a te, su Regione Puglia rispetto a appunto quello che ci ha raccontato Patrizia, invece
lo 0-3 anni ha una, diciamo, diffusione maggiore, e c'è una, diciamo, cultura differente rispetto al nido esclusivamente come luogo in cui portare i figli quando si va a lavorare, o in realtà come luogo educativo al cui centro ci sono bambini e bambine? Certo, all'esito di noi in questo momento stiamo usando la terza programmazione regionale, stiamo costruendo il nuovo POR 21-27 che raccoglie tutta l'esperienza maturata nei due POR precedenti, quindi sono da 14 anni che lavoriamo per l'incremento del sistema di offerta, l'incremento della qualità del sistema di offerta. Nel 2007 sono stati fissati gli standard regionali dei servizi educativi 0-3 anni e da quel momento in poi in Puglia non è stato, diciamo, si è aperta una bella, importante, molto impegnativa stagione di verifiche, di controlli, di autorizzazioni e di finanziamenti. Questo ha consentito di far crescere enormemente rispetto al dato da cui si partiva nel 2007, un sistema di offerta che aveva un tasso di copertura su 100 nati del 4%, oggi in 15 anni è passato a un sistema che copre il 25%. Sta crescendo il sistema, purtroppo cresce anche perché diminuisce la natalità, e quindi dobbiamo dirci anche questo dato drammatico col cui abbiamo a che fare e che ci impegna ancora di più a dare fiducia alle famiglie. È chiaro che l'incremento che abbiamo avuto in Puglia, grazie ai fondi, fondamentalmente all'utilizzo di fondi europei, ma non solo, anche di fondi nazionali, ministeriali, interministeriali, ha consentito di sviluppare sia il sistema di offerta pubblico che privato. Noi abbiamo dal 2015 due linee di finanziamento su fondi europei, una che riguarda esclusivamente soggetti pubblici, quindi enti locali, e un'altra che riguarda esclusivamente soggetti privati. Quindi è possibile garantire l'investimento privato con una copertura del 45% da parte del fondo, dei fondi europei, ed è stato finanziato il sistema pubblico. E questo oggi ci impone di pensare al problema della gestione, il problema che ancora una volta Anna Maria poneva del sostegno alla gestione. I servizi educativi sono servizi molto costosi. Rispetto agli standard approvati dal regolamento regionale, dalla legge regionale, noi abbiamo abbiamo fatto uno studio che sviluppa una tariffa, diciamo un costo mensile di 830 euro a minore a mese nella fascia di età da 3 mesi a 12 mesi. Sono costi enormi per un'amministrazione pubblica, se per il mantenimento di un asilo pubblico con personale pubblico. Significa che un asilo nido di 60 posti costa 3 milioni di euro al comune, no? Tra personale educativo, il rapporto educatori-bambino, assistenti-bambino, quindi i costi per la gestione sono enormi. Ma non possiamo non richiamarci a quel diritto dei bambini che è stato più volte ripreso in questo pomeriggio. Cioè il fatto che bisogna fare delle scelte, io lo dico spesso ai comuni, benissimo, è arrivato il momento di fare delle scelte. E il sistema può funzionare se ognuno fa la sua parte, compreso lo Stato. Lo Stato che deve sostenere gli enti locali. Gli enti locali che hanno servizi educativi pubblici a gestione pubblica non possono trovarsi dinanzi alla impossibilità di sostenere la spesa. In questo momento i comuni non possono assumere, non possono, perché esiste il blocco delle assunzioni. Abbiamo avuto questa piccola segnale positivo all'interno del comma 172 del
l'articolo 1 della legge di bilancio 2021 che ha stabilito un contributo che viene chiamato contributo di solidarietà comunale per il sostegno agli enti locali nella gestione, nell'incremento di posti nido aggiuntivi. Questo incremento di posti aggiuntivi si può effettuare anche assumendo personale che non incide sulla spesa del personale degli enti locali. Questo è un tema centrale, cioè se non si aiutano gli enti locali sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista economico a sostenere l'offerta pubblica, è chiaro che ci troveremo strozzati anche di fronte al sistema di offerta che stiamo andando a costruire. Noi abbiamo in questo momento interventi per 289 milioni di euro approvati con fondi solo PNRR, ai quali si aggiungono altre risorse, come dicevo all'inizio. Quindi stiamo andando a incrementare ancora una volta il sistema di offerta. Dobbiamo porci, ma non da soli, non lo può fare nessuno degli enti istituzionali deputati da solo. Dobbiamo porci il problema del sostegno alla gestione, perché l'accesso deve essere garantito. Quindi sì, ci vuole un ruolo statale, regionale, comunale, ognuno deve fare la sua parte. Sì, guarda, su questo credo che anche Anna Maria Palmieri sul fatto della impossibilità di assumere, credo che come amministratrice locale, ma anche lo stesso Galbarini potrà dire a quali difficoltà sono andati incontro i comuni, che poi tra l'altro sono, come dire, il terminale di una catena molto più lunga, e ovviamente su quello poi si giocano la loro anche credibilità e capacità politica. Dall'altro però ci sono anche amministrazioni virtuose che hanno all'interno delle loro amministrazioni, e non sto parlando di politici, parlo di persone come te Cristina e della tua dirigente, aiutami a ricordare il nome, scusami in questo momento, che l'architetto Maria Raffaella Lamacchia, l'architetto Lamacchia, esatto, che hanno, come dire, fatto un'azione amministrativa che ha tanto di una visione politica, che ha aiutato comuni di qualsiasi colore in realtà a portare avanti politiche educative. Quindi bisogna sempre avere, come dire, il rapporto tra tecnica e politica è un rapporto fondamentale e importante, quindi non esiste uno senza l'altro. Quasi ogni tanto mi viene da dire che chi ha dei bravissimi amministratori e funzionari, come dire, ed è minimamente illuminato o anche solo normale, può portare avanti delle politiche. Spesso invece assessori si trovano in difficoltà con macchine che non preparate, non pronte, ma anche perché non c'era una cultura amministrativa su questi servizi. Penso a quello che diceva prima Patrizia, che alcuni fondi sono stati restituiti, penso al bando del PNRR sui nidi, e sono sicura che ci saranno stati politici che avrebbero tanto voluto farlo, ma uffici non preparati per poter presentare tutte le pratiche, perché mancava una cultura che si costruisce nel tempo e negli anni. A proposito di questo, Anna Maria, non so se vuoi dire due parole per la questione assunzioni e quindi il tema anche del servizio essenziale, quindi legato a questo concetto, e poi Aldo lascerei a te la conclusione, tirare le somme. Ok. Sono stata molto stimolata dalle cose dette sia da Cristina Sunna che da Patrizia Fassullo. Veramente, Federica, ti ringrazio di questo incontro molto molto suggestivo e utile. Allora, voglio dire solo due brevissime cose. La prima, è assolutamente chiaro che nel momento in cui tu ti trovi a realizzare nuove strutture, e veramente il Sud, come diceva Cristina, di finanziamenti ne ha avuti tanti, sarebbe insensato negarlo. Abbiamo avuto i PAC, abbiamo avuto i fondi interistituzionali, ne sono arrivati i soldi a un certo punto dappertutto, tant'è che quasi i miei architetti, che poi erano pochissimi perché non potevamo assumere, dicevano no, per carità, ancora, noi non ce la facciamo. E speravano, cioè, come dire, staccavano il telefono per paura che io li chiamassi per dire devi progettare un altro nido. Gli ultimi cinque, io non sono più assessora dal 2021, li stanno completando adesso, cioè siamo arrivati a 70 nidi nel giro di qualche anno. Il problema vero però è che una volta che li hai costruiti ci vuole che li mantieni. E forse ricorderai che in ANCI, dove io e te ci siamo conosciute, in un primo momento, nel 2011, e
si cominciava a discutere, all'epoca era ancora il disegno Puglisi, poi diventato legge 107 via di seguito, pareva ovvio, e c'era all'epoca con me l'assessora di Palermo, pareva ovvio che i soldi ce li dovessero dare tutti a noi, quelli del piano nazionale, perché dice scusate, voi siete al 40, noi siamo al 5, dateci i soldi, arriviamo al 40, al 33 tutti insieme appassionatamente. Dall'altro lato io incontravo le mie colleghe e amiche, ovviamente, che Federica o anche l'assessora di Bologna o l'assessora di Firenze, che dicevano ma noi la crisi morde i bilanci, noi abbiamo investiamo ogni anno un mare di soldi per mantenere i nidi, i soldi ci servono almeno per abbassare le tariffe, che poi la politica per esempio che ha fatto Bologna. Allora è chiaro che è una contraddizione da cui non si viene fuori, si viene fuori soltanto in un modo, che alla fine di tutti questi piani straordinari lo Stato adotti una visione ordinaria, che innanzitutto significa finalmente creare un tavolo congiunto tra salute, istruzione, welfare, perché in fondo io ho fatto un'operazione dopo aver fatto le assunzioni extra legge, contro legge, rischiando diciamo che la Corte dei Conti ci ammazzasse. Negli anni successivi ho preso i fondi che venivano dal piano nazionale per i nidi e ho creato la gestione indiretta, che a Napoli non c'era, perché a Napoli erano tutti a gestione diretta. Con la gestione indiretta ho potuto quindi non pesare sulle assunzioni del bilancio, e con un accordo quadro, quando sono andata via nel 2021, stavamo dando ad appalto, c'era un appalto praticamente per 28 nidi, che credo si sia concluso nel frattempo. Però è ovvio, gestione diretta, gestione indiretta, ma ci vuole anche la certezza di quei soldi. Con i PAC, per esempio, utilizzarli per il finanziare il servizio era impossibile, perché passavano 6 mesi prima che tu riuscissi a capire come li dovevi spendere. Lo ricorderanno Cristina, sicuramente Cristina, insomma, sono stati un incubo. E provare a mantenere i nidi con i PAC significava quell'effetto che io chiamai, facendo ridere un po' di gente, l'albero di Natale. Io li aprivo e li chiudevo, li aprivo e li chiudevo, perché la prima tranche arrivava e li gestivo per 6 mesi, poi li chiudevo perché aspettavo la seconda tranche. Follia assoluta. Quindi ci vuole una visione di lungo periodo su, una volta che le abbiamo create queste strutture, come si mantengono, e per mantenerle basta un po' di visione, basta un tavolo paritetico tra i ministeri, basta passare dallo straordinario all'ordinario, perché se sono servizi per i bambini devono diventare roba ordinaria e quindi essenziale. Grazie Anna Maria. Grazie per l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, devo dire. Sì, infatti, anch'io sono rimasta molto colpita. Ho dato moltissimo la Sicilia per l'Ufficio Scolastico, lo dico sì. Sì, ha portato alto il nome degli uffici scolastici regionali, di cui tutti abbiamo avuto esperienza. Ok. No, ma visto il tempo, devo e sarò molto veloce, perché più che concludere, qui ci sarebbe bisogno di avere ancora molte ore per ragionare e discutere insieme, perché mi pare che siano emerse delle cose molto interessanti che dimostrano che poi la realtà italiana, appunto, è un po' quella che avevo detto anche all'inizio, è varia ed è composta anche da situazioni in realtà di pregio, che stanno lavorando e stanno, come dire, attivandosi in maniera forte e positiva rispetto ai temi, che non sono semplici la risoluzione, anche perché comunque si parte da situazioni diverse, l'avete anche ovviamente accennato voi, il tema di rapportarci, fare i confronti con Bologna e Reggio Emilia non è sempre così facile, anche se poi, ripeto, quando ragiono, quando dicevo ci sono situazioni diversificate, non era nella mia testa fare proprio delle graduatorie tra nord e sud, che credo un po' sbagliate in questo momento. Bisogna fare i ragionamenti sulle situazioni, come sono territorialmente caratterizzate e come si può intervenire. Io peraltro, come dire, conosco anche bene la Puglia, perché sono collegato a Conversano, sono qui vicino a Bari, anche se sono torinese. E devo dire, Federica Patti lo sa bene, che posso citare tra le regioni che meno hanno lavorato meglio negli ultimi anni è la regione Piemonte, che ha ancora la legge sugli asili nido
la più antica d'Italia, perché del 73 non l'ha mai cambiata, e che non ha ancora una legge, sta lavorando per un'ipotesi di legge 06, e guarda caso ieri dovrebbe avere deliberato sui coordinamenti pedagogici territoriali, tanto e finalmente per parlarne, senza avere la legge di riferimento dello 06, quindi potete immaginare cosa sta succedendo. Quindi, come vedete, ho ben ragione di capire e di continuare ad asserire. Così come quando ripetevo nel tema delle responsabilità, delle competenze nella governance, di cui si diceva, giustamente la dottoressa Sunna richiamava proprio adesso anche il ruolo dello Stato. Guardate, noi abbiamo fatto dei conti. Per arrivare sostanzialmente a togliere i servizi 03 dai servizi a domanda individuale bisogna mettere oltre 4 miliardi. Questo è il livello. 1 miliardo arriverà con il LEPA entro il 2026, che teoricamente copre l'aumento al 33%, diciamo così, di quel che manca. Però se dovessimo dare un 33% a, diciamo, bassissime tariffe, come suggerivano Anna Maria Palmieri e anche la dottoressa Fasullo rispetto alla situazione siciliana, ci vogliono più di 4 miliardi. Ora, se riteniamo, se lo Stato italiano ritiene che quel segmento dei 2.000 primi giorni, non sono nemmeno più i 1.000, da 0,6 fanno 2.000, quel segmento dei 2.000 primi giorni è fondamentale, perché poi vuol dire affrontare in modo diverso il tema delle disparità, delle diseguaglianze, delle fragilità, eccetera, allora vabbè, ci vuole uno Stato che dice che mette 4 miliardi. Ci vuole un percorso formativo importante, serio, che vada un po' oltre a questa, permettetemi, distinzione ancora di percorsi formativi tra lo 03 e il 36, perché questo è un altro degli elementi di spaccatura del sistema. Se parliamo di un sistema integrato 06, prima o poi, e qui l'ho già detto altre volte, quindi prima o poi il sistema universitario italiano deve iniziare forse a non coprire, a non difendere più rendite di posizione, iniziare a pensare che bisogna fare dei percorsi integrati, dove alla fine, non dico, ecco, forse il ruolo unico, tanto per capirci, potrebbe essere una delle misure da arrivare. Anche qui vi do un dato. Alla fine del 2026, se tutti i 268.000 posti, se non mi ricordo male, previsti dal PNRR saranno attivati, ci vogliono 42.000 educatori ed educatrici in più, e siamo nel 2023, cioè bisognerebbe che adesso partissero già oggi dei corsi universitari per 42.000 educatrici ed educatori, perché quello è il fabbisogno. Il rischio è che poi arriviamo ancora una volta, ripeto, per situazioni di problemi affrontati magari poi in ritardo, arriveremo poi nel 2026 che i comuni, che voi avete giustamente citato come poi alla fine l'ente di prossimità più diretto nel territorio, siano lì a guardarsi in faccia chiedendosi come fanno ad aprire quei nidi, perché non ci sono educatrici o gli educatori, ma non ci sono né nei comuni né, guardate, ci sono nel terzo settore, nella cooperazione privata, stanno iniziando ad affogare anche loro, perché non ci sono più queste professionalità. Compreso il fatto che purtroppo, lo dico, il valore sociale del lavoro educativo e di cura di questo segmento è sempre più venuto a scendere nella cognizione generale, in generale e soprattutto di chi poi dovrebbe o vorrebbe andare a lavorare in questo campo. L'ultima battuta che mi permetto di fare è questa. Noi continuiamo a parlare del 33 e del 45%. Vuol dire che, prendiamo il 45, vuol dire che c'è un 55% di bambini e bambine nell'arco 03 che con i servizi educativi di qualità non hanno rapporti. Ma nemmeno di una volta alla settimana, al mese, all'anno, non hanno rapporti. Noi, allora, abbiamo anche un grande impegno politico in questo senso, di ragionare complessivamente sul sistema, di sapere che 45 è un obiettivo di passaggio, ma se è importante tutto quello che abbiamo detto finora, allora è il 100% a cui dobbiamo guardare, probabilmente anche attraverso servizi articolati, che non vuol dire che i bambini e le bambine ci vadano tutti i giorni per 8 ore, e probabilmente i poli per l'infanzia, anche di questo si parlava, possono essere uno di quegli strumenti che permettono di toccare un po' di più
i bambini e le bambine di quel 40, di quel 55% che comunque non andrebbero in servizio. Grazie Aldo, 42.000 educatrici, educatori, intanto c'è un tema che riguarda anche quello che dicevi tu, l'appetibilità sociale di questo mestiere, anche una questione di genere, sempre un lavoro essendo ancora considerato di cura solo femminile e assolutamente non maschile, nel servizio educativo 0-3 anni di Torino gli educatori maschi sono 3. Ultima cosa che dico come quindi battuta, è vero che non si trovano più personale, le stesse città aprono graduatorie di altre città per riuscire a coprire le supplenze, quindi questo diciamo ricade sempre sull'amministratore locale del momento, ma è un problema strutturale italiano, quindi quello che poneva Aldo Barbarini come problema è un problema che bisognerebbe affrontare a livello ministeriale, a livello nazionale, perché non ci può essere che città come Torino, come Milano si mettano a cercare educatrici e o anche maestre della scuola dell'infanzia, perché poi il concorso li aveva spostati tutti alla primaria e quindi si è con l'acqua alla gola. Bisogna far sì che questa cosa, diventando ordinaria e non straordinaria, come diceva Anna Maria prima, sia presa in carico dallo Stato in maniera seria. E soprattutto con uno sguardo lungo. Allora, io ringrazio tutti voi, grazie Cristina Sun, grazie anche a Patrizia Fasulo per aver passato il vostro sabato pomeriggio prenatalizio a discutere di cose importanti, ma comunque a parlare di questi temi. Prima di concludere, intanto io volevo ringraziare Elisa Forte per l'organizzazione di questo straordinario evento che io ho avuto anche il piacere di assaporare dal vivo a Matera 2 settimane fa. E, inoltre anche l'assessora Piscopiello che comunque ha voluto a Matera portare una riflessione sull'educazione, sulla scuola. E adesso ci sarà il video Il benessere a scuola riparte dall'ascolto, che è un intervento di Ilaria Maggi, consulente specializzata in analisi e prevenzione del maltrattamento a scuola, che ho conosciuto a Matera, diciamo, 2 settimane fa, ed è anche fondatrice e presidente dal 2010 della Via dei Colori Onlus. Quindi un saluto a tutti e auguri anche di buone feste, visto che ormai siamo arrivati quasi a Natale. Arrivederci e grazie. Arrivederci. 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 Buone feste. Anzitutto sono onorata, perché di solito parlo agli adulti, alle persone adulte, e oggi sono invece davanti a un sacco di persone minorenni e ritengo che sia il palco più importante e la responsabilità più grande in assoluto. Sono qui oggi per chiedervi anzitutto di aiutarmi a mantenere una promessa che ho fatto a mio figlio, però per spiegarvela devo partire dal principio. Quando mio figlio era molto 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 piccolo, e sto parlando quindi di neanche 3 anni, le sue maestre sono state arrestate. Sono state arrestate perché lo trattavano molto male i suoi compagni dell'asilo nido. E in quel momento ovviamente il mio mondo è crollato, io non sapevo più a chi credere, ma soprattutto il mio bimbo non riusciva a dirmi di che cosa aveva bisogno. Non riusciva a dirmi che cosa gli era successo e io non sapevo come aiutarlo. Dopo un po' di tempo, il mio bimbo un giorno mi disse, adesso il mio bimbo ha 16 anni, si chiama Tommaso, quindi se mi sente che lo chiamo bimbo mi ammazza. Però mi parlò e mi disse, lo sai mamma che all'asilo vecchio mi trattavano molto male? E fu una doccia gelata. Io non sapevo che cosa dirgli. E quindi gli ho risposto, amore, adesso lo so, però io non lo sapevo, altrimenti non ti avrei portato lì. Adesso lo so, abbiamo chiamato la polizia, quelle persone sono state messe in galera e non possono più fare del male a nessuno. Tu adesso sei in un asilo bello, insieme a persone che ti amano. Adesso sei al sicuro. E la prima cosa che mi ha detto è, i miei compagni sono al sicuro adesso? E io gli ho detto, sì amore, adesso siete tutti al sicuro. E in quel momento probabilmente una persona adulta, maggiorenne, mi avrebbe detto, mamma vendicami, mamma voglio giustizia,
mamma, combatti, perché quello che mi è successo è bruttissimo. E invece mio figlio, che era piccolo, 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 mi ha detto una cosa immensa. Non mi ha chiesto giustizia, non mi ha chiesto vendetta. Mi ha detto, mamma, mi devi promettere che farai del tuo meglio, perché quello che è successo a me non succede mai più. Devi fare del tuo meglio, perché i bambini devono ridere e noi abbiamo pianto tanto. E io non lo so che mi è preso, perché lo so che le promesse una volta che si fanno poi vanno mantenute, però ho promesso, siamo soccavoli. Soccavoli perché io devo trovare un modo per mantenere quella promessa, ma non è facile. Perché quando un bambino sta male, quando un ragazzo o una ragazza sta male, non sempre riesce a dirlo a parole, non sempre riesce a raccontare che cosa gli succede. E non sempre noi genitori o gli adulti, le persone adulte in generale, riescono a capire. E allora sentiamo parlare di bambini difficili, sentiamo parlare di terremoti. Ah, quel bambino è monello, quel bambino è discolo, quel bambino è un problema, quel bambino è il problema della classe. Allora, anzitutto vi dico questo, non esiste bambino che sia un problema. Non esiste bambino che sia il problema. Non esiste bambino che sia il bambino difficile. Vi prego, se qualcuno vi chiama bambini difficili, ragazzi difficili, ditegli che si sbaglia. Esistono ragazzi, bambini, bambine, ragazze, sto sempre molto attenta a nominarli tutti, che probabilmente esprimono la loro fatica, il loro dolore, in maniera poco comprensibile alle persone adulte. Perché quando siamo piccoli siamo molto dotati, e poi ne parlerà una collega per me, e poi crescendo ci perdiamo un sacco di pezzi. Quindi voi avete detto delle cose immense oggi su questo palco, e ho scritto un discorso fantastico che sto mandando a Ramengo, ma avete detto delle cose immense. Se la scuola di domani fosse a forma di voi, sarebbe sicuramente una scuola migliore. E quindi questa promessa mi viene in mente che può partire, posso mantenere questa promessa partendo da un'altra promessa, anzi da tre promesse, che le persone adulte devono fare a voi. Io ti vedo, ti sto guardando, io ti ascolto, ascolto quello che dici. E poi soprattutto la più importante, io ti credo. Perché se voi state dicendo a una persona adulta che qualcosa non va, se state dicendo che quella frase vi ha ferito, se state dicendo che quella situazione è una situazione faticosa, l'adulto ha la responsabilità di dirvi io ti credo. L'Italia è l'unica regione che invece di parlare di persone minorenni chiama nelle leggi i bambini minori. Non permettete a nessuno di chiamarvi minori, perché non siete minori di nessuno. Volevo soltanto fare una cosa, intanto un grazie ad Elisa Forte per avermi invitato, per aver ideato tutto quello che stiamo vivendo, perché è importante. Ma Elisa, io un augurio faccio agli Stati Generali, io un augurio importante faccio agli Stati Generali, che siano un punto di riferimento per le vere discussioni, non per la chiacchiera.